Comicità, musica e sperimentazioni è stata una stagione teatrale che ha avuto un successo oltre ogni aspettativa. Per Aspera ad Astra, il cartellone del Teatro Astra di Bellaria e Giamarina, sotto la direzione artistica di Simone Bruscia, ha fatto registrare riconoscimento e apprezzamento. Filo conduttore, un fil rouge, ovvero quella di portare a teatro non solo la grande prosa naturalmente italiana, ma anche il teatro in rapporto con le altre arti, in special modo con la letteratura. Il teatro che si sposa con la letteratura e con la musica, un vero emporio delle arti, che quest'anno ha visto protagonisti noti e grandi autori. Davvero la linea dell'emporio delle arti è quella che davvero si sta plasmando, sta costruendo anche un po' l'immaginario del Teatro Astra Bellaria. Direi che la linea, diciamo così, il concept sarà quello che spero riusciremo a portare avanti anche il prossimo anno. Dal salotto di Casa Rossi, con protagonista sul palcoscenico dell'Astra un unico grande mattatore, Riccardo Rossi, al grande jazz del progetto esclusivo della Colors Jazz Band con Fabrizio Bosso. È la letteratura poi a diventare protagonista con Il piccolo principe. Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni hanno proposto una sorprendente e coinvolgente lettura del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Elio Germano è stato poi protagonista di Viaggio al termine della notte, il capolavoro di Louis Ferdinand Céline, con la musica dal vivo di Theo Theardo accompagnato al violoncello da Martina Bertoni. Seguendo questo fil rouge, a chiudere una straordinaria stagione sarà l'eclettica Sabrina Impacciatore, che torna a teatro come protagonista del monologo È stato così di Natalia Ginzburg.